Immediatamente la parola al sindaco di Portogallo Antonio Bertoncello, che già stamattina ci aveva fatto compagnia appunto nel dare lo start a questa prima edizione della 12 ore di Portogallo, e che questa sera con noi, dopo 12 ore di fatica da parte ovviamente dei ciclisti, dopo 12 ore di emozione da parte degli spettatori, anche noi chiediamo di contribuire a fare quella che è una sorta di bilancio più improntato sul territorio, forse, che sullo sport, di cui magari parlerà meglio l'assessore Minarello. Buonasera, solo poche parole per ringraziare gli organizzatori della bella riuscita di questa manifestazione che ha, diciamo, coinvolto tutti e che nel merito vostro siamo riusciti anche a migliorare il risultato. È probabile, come tutte le prime volte, che non tutto sia andato come si aspettava, è probabile che qualcuno possa in qualche maniera anche esprimere delle critiche, ci stanno tutte, è la prima volta, io credo però questa esperienza ci serve per fare poi, se possibile, anche la seconda edizione. Credo che lo sforzo che ha fatto Santi Tabai, tutti i volontari, la Croce Rossa, la Protezione Civile, credo di tutti gli sponsor, tutte quelle persone che per 12 ore, 13 ore, ma 12 ore durante la gara, ma meno le ore precedenti alla manifestazione, che hanno aiutato a far uscire questa manifestazione così bella e coinvolgente. Io ringrazio nuovamente tutti, spero che questa manifestazione, attraverso la media, attraverso la stampa, possa veicolare attraverso di voi, che non siete di Portogallo, veicolare la bellezza di questa città, spero che anche questo sia un elemento di promozione spero di rivedervi qui, anche se non correndo, non partecipando con i nostri familiari, con i vostri, a essere venire ancora a Portogallo per stare in città anche in momenti diversi da quelli di oggi. Improntato sulla parte sportiva, in qualità di assessore allo sport, sarà quello certamente di Irina Trento. Buonasera a tutti, sarò brevissima. Io mi aggiungo ai ringraziamenti che sono stati fatti e in particolare lo faccio a Santi Tabai, perché questa grande idea coraggiosa, insomma, ha dimostrato per l'ennesima volta che Sagitta è un'associazione che vuole bene alla nostra città e si impegna per far sì che la città appunto faccia una bella figura con gli ospiti che portano manifestazioni come queste. Ringrazio tutti gli sportivi che hanno partecipato alla gara, perché hanno lanciato un messaggio sicuramente positivo. Lo sport è cultura, è salute ed è anche spettacolo ed è una cosa estremamente piacevole da vedere e da fare. Per cui io non posso far altro che ringraziare Sagitta e tutte le associazioni che si sono impegnate, e devo dire che insomma, l'amministrazione ha fatto da gregario ed è stata molto molto contenta di far parte di una cosa così interessante, bella ed emozionante. Grazie. Io vorrei a questo punto di dare anche la parola al Presidente del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, nonché giudice di gara, appunto, quest'oggi abbiamo chiamato direttore di corsa, scusi. Non sono passato il giro anche per me, iniziano a vedere che fa qualche miraggio, non abbia pazienza. Per andare insomma a fare un bilancio della giornata sportiva sia dal lato federale, insomma, abbiamo assistito a una giornata di sport veramente bella. Congratulazioni, complimenti alla società Bike per quello che ha fatto. Penso che siano stati gratificati anche dal
dall'agonismo che hanno messo in corridori, hanno dato il massimo per la riuscita di questa gara, si sono dati battaglia tutto il giorno.